a Domus Novas, c'è una fabbrica, l'RVM, che produce le bombe. Secondo noi è giusto che continui a operare. Perché, secondo lei? Perché comunque dà lavoro ai nostri cittadini e comunque non si risolverebbe il problema delle guerre chiudendo questa fabbrica, tanto ci si sposterebbe in altri posti. Se un domani ci sarà un'alternativa, ben venga l'alternativa. Adesso abbiamo questo e viviamo di questo. Se chiudiamo anche questo non avremo più niente. Siamo a Domus Novas in Sardegna e stiamo andando all'RVM, la fabbrica dove si producono le bombe che poi vengono vendute all'Arabia Saudita e impiegate nel conflitto in Yemen. Dietro questi muri di cemento armato e filo spinato che si vede, all'interno c'è lo stabilimento e lì vengono prodotte le bombe. I cittadini chiedono insieme a me che quella fabbrica rimanga lì dov'è, perché non si muova di un centimetro, anzi si faccia anche il non raddoppio, ma possiamo anche quantiplicare, che non fa bene. A me più gente ci entra a lavorare meglio è. La guerra non mi piace, i morti non mi piacciono e tutto questo non piace a nessuno, né a me e né ai miei cittadini. Però abbiamo diritto di vivere e difenderemo tutto quello che ci fa vivere, anche se è la fabbrica di bombe. Ed eccole le bombe prodotte dalla società RVM, in partenza dall'aeroporto di Cagliari. Alcuni ordigni inesplosi sono stati trovati in Yemen e grazie alla sigla si è risaliti allo stabilimento produttivo sardo. Il destinatario è la coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita, che da anni conduce degli attacchi aerei in supporto alle forze sunnite. Ma le bombe colpiscono anche ospedali e altre strutture civili. Qua è in gioco la vita di migliaia di persone che sono già morte nello Yemen, di tante altre che potrebbero morire se si continuasse con questa produzione e con questa esportazione. Non ci convince il fatto che se le bombe non vengono prodotte qua, verranno prodotte da un'altra parte. I morti civili sono arrivati a 10.000 unità, per non parlare degli sfollati, quindi c'è una situazione umanitaria che lo stesso ONU ha riconosciuto, ma lo stesso Parlamento europeo, dove è stata votata nel febbraio del 2016 una risoluzione che invita gli Stati europei a non, addirittura a non contribuire vendendo armi ai paesi che intervengono. È come un po' alimentare il conflitto stesso, quindi? Beh, sì, in un certo senso sì. Questo è il porto dove praticamente è arrivata l'ultima nave esclusivamente dedicata al carico delle bombe. Anche l'ennesimo container di bombe sta, tra virgolette, decollando per la stiva di questa nave, scomparirà. La Sardegna ha bisogno di questo tipo di produzione, è anche etico produrre bombe che vengono impiegate in questi conflitti. La Sardegna non ha bisogno dell'RVM, la Sardegna ha bisogno di essere rispettata dallo Stato e da tutti coloro che invece l'hanno desertificata in questi anni. Tutto questo, aver desertificato le speranze e il futuro, ha portato a far sì che anche una fabbrica di morte possa essere vista come un'opportunità di lavoro.